Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cosa fondamentale, oggi compio 30 anni. Oggi è il mio compleanno. Quindi prendiamo i pasti e andiamo ad allenarci, naturalmente, perché sono in preparazione per una gara. Quindi non posso né sgarrare né niente, né saltare allenamenti né niente. Preparazione prima di tutto. Dai, in realtà poi stasera magari lo passerò con amici e familiari, però senza sgarri, senza niente. Quindi pasti preparati, cardio ho già fatto stamattina, mi ero dimenticato i pasti a casa, quindi sono anche ritornato a casa, ho preso i pasti e sono venuto qua in palestra da me. Comunque sì, niente, oggi allenamento di compleanno, soprattutto andremo di sopra, c'è mio padre intanto di turno in palestra, andremo a vedere se almeno quest'anno si ricorda che oggi è il mio compleanno, perché secondo me no, non sarebbe la prima volta. Oggi sarà un pull day, per chi si fosse perso intanto il push day l'ho pubblicato sul canale qualche giorno fa. Sto morendo di fame, ho soltanto due pasti addosso, soltanto che comprendono un totale di, al netto penso, 80 grammi di carbo, pochissimi. Sto morendo di fame, anche perché se vi siete persi anche l'altro vlog, ho fatto un vlog dove parlo delle calorie alle quali sto attualmente e quindi sto crepando di fame e non dormo la notte, quindi andiamo. Ah, vediamo se mio padre si ricorderà. Adesso lo vediamo subito. È più probabile che Hulk mi faccia gli auguri qui all'ingresso che mio padre. Eccolo. Buongiorno padre. Buongiorno. Si è ricordato del mio compleanno, si è ricordato. Si è ricordato. Si è ricordato. Gli avevo dato meno fiducia. Guardate ragazzi, dalla busta dei pasti fondamentale che per fortuna ho recuperato a casa. Intra workout solito. Allora, per chi ha visto i miei altri video già sa, per sicurezza lo ripeto, qua abbiamo i pasti per dopo, ciclodestrine ed essenziali. Fondamentali non mancheranno mai, cioè non fondamentali però molto tecnici, non mancheranno mai. Poi ho aggiunto creatina per comodità, perché appunto le ciclodestrine sono carboidrati, quindi aggiungo creatina. Citrullino ho messo e mi sembra basta. Perché metti la citrullina nell'intra workout e in pre workout? Non mi interessa niente. Alla fine mi alleno per un'oretta e mezza tra tutto, quindi differente. Se volete la citrullina prendete la pre-workout, sì, però non mi importa. La sorseggio nell'intra-workout, ragazzi, sono dettagli, non succede niente. Farò un video dove parlerò solo della mia integrazione, giusto per capire come mi sto muovendo questo periodo in vista della gara. Ora, ragazzi, andiamo ad allenarci. Allora ragazzi, abbiamo la scheda del coach di Fra, come sempre. Per chi non lo sapesse, perché faccio un push pull leg, poi riposo un giorno e mezzo dove faccio cardio e poi riparto push pull leg, soltanto che naturalmente il primo push ho due diversi push, due diversi pull, mi devo un attimo ricordare quello fatto. Allora, lat machine, presa neutra. Fra vuole l'escapolata pure, scapolata, escapolata, la scapolata, 2x6 normali, 6 scapolate alternate più a 2, allora 2 ripetizioni massime solo con scapolate, che adesso vi faccio vedere. 2x6 normali più 6 scapolate stessa serie e un'ultima serie finale, 12 ripetizioni, 3 secondi di isometria ogni 3 ripetizioni. Sono 4 serie totali, quindi 5 serie totali, scusate. Andiamo, intanto come sempre qualche serie d'avvicinamento, parto direttamente, ho la lat machine occupata. Facciamo proprio qualche serie, adesso le taglieremo, qualche serie d'avvicinamento, mi raccomando, sono fondamentali. Oggi che faccio 30 anni ancora più fondamentali. Allora, più il carico è leggero, più faccio qualche rep in più, appunto. Più alzo il carico e mi avvicino alle serie allenanti, meno ripetizioni farò per non stancarmi troppo. Le braccia ci servono sempre in qualsiasi esercizio per l'upper, quindi comunque sia scaldiamo bene anche un po' la spalla, bicipiti, gomiti, tricipiti, tutto. E quello che sentite sotto il cigolio sono i miei gomiti, no? Non so se si sente il cigolio della sbarra. No, mi sono ripreso dall'epicondilite andando all'osteopata, per fortuna. Dall'epicondilite bilaterale. Canotta per i miei occhi è viola. Mi hanno detto che è blu. Ultima d'avvicinamento, faccio vedere intanto, fra le prime due le vuole così, solo scapolata. Quindi, tac. Adesso carico un pochino di più, le vuole così. Vai, adesso parto. Partiamo con la prima, solo di scapolata, serie allenante sostanzialmente. Devo fare solo questo. Bene. Le prime due così. Va bene. Me l'ha consigliato anche l'osteopata, questo qua è buono per rinforzare la zona anche scapolare, dipende come viene svolto, però anche per la zona scapolare, perché siccome ho rotto in passato una clavicola mi dà dei problemi anche di postura, mi dà alcuni problemi, l'ho detto, fatto in qualche altro video, e anche l'osteopata mi ha consigliato alcuni tipi di esercizi per rinforzare alcune zone, perché infatti la parte sinistra, soprattutto mi sono rotto la clavicola sinistra, mi dà problemi tutto a sinistra, la parte sinistra del corpo, tra le varie mi serve per rinforzare alcune zone, sostanzialmente il dorsale. C'ho sete.
Non so se si è capito un cazzo di quello che ho detto, spero di sì. Seconda suolo scapolata. Va bene. Allora, adesso scalo il peso, ne ho altre due serie, 6 normale a tirata e subito altre 6 come queste precedenti. Riposo nel mezzo, terrò quasi per l'intero allenamento, quasi per l'intero, e un paio di minuti di recupero di media sempre quelli, quasi sempre. C'ho tipo 1,5 miliardi, bellissimo, c'ho tipo 1,5 miliardi di messaggi tra auguri, cose, stupendo, è bellissimo, è fantastico. Siete sempre tutti troppo buoni, veramente con me. Allora, andiamo. Quattro, tira un attimo. 5, 6. Ok. A volte per essere c'è il peso, vi accorgete subito generalmente se è giusto, perché già dalle prime dovete far fatica, tenendo conto che di solito i giusti range di ripetizioni non sono altissimi. Potevo caricare qualcosina in più anch'io. Adesso ne ho l'ultima, 1x12 con 3 secondi di isometria ogni 3 ripetizioni. Se non sbaglio, perché dovete tenere un po' a mente, cioè a mente, segnatevi un po' i carichi perché sono importanti. Soprattutto in questo periodo di definizione, se fate le cose fatte bene, ragazzi, non dovete abbassare i carichi, cioè non dovete perdere forza. I carichi presso poco devono rimanere quelli, se no state sbagliando qualcosa. È un dipende enorme, bisogna sempre contestualizzare il tutto. Dipende da quanto siete in cata, da tante cose. Però generalmente, in definizione, se fate le cose fatte perfettamente, i carichi devono restare quelli. Mi raccomando, questo pure è una cosa che ripeterò sempre tante volte, perché sono le domande più frequenti che mi fanno. Ma come va con la forza? Ma i carichi? Ma dovete fare le cose fatte bene, poi vi dovrete allenare con la fame, quindi è tutto mentale. Dovete allenarvi forte comunque. Infatti adesso spingo di più. Ciclo destrine, mi raccomando. Allora, T-bar al macchinario. Fram ha detto libero o macchinario, dipende anche da qualche doloretto di schiena. Siccome ho un po' di dolore lombare, facciamo al macchinario. Abbiamo 4 serie, 12, 10, 8, 6 colpi. Quindi scalano le ripetizioni. O trovate il peso preciso per perdere 2 ripetizioni a serie, perché arrivate sempre a cedimento. O se no, alzate leggermente il carico. Io cercherò di trovare un peso. E adesso vedo, generalmente lavoro a cedimento tecnico. Mi servono 5 kg. Penso che vadano bene. È il momento di sfoderare lo straps. Straps fondamentali quando i carichi iniziano a salire. Fondamentali, almeno escludete di più il braccio. Riuscite a tirare di più di dorsale e muovere anche più carico. Allora, per chi non lo sapesse, vabbè, cosa molto veloce. Quando mettete lo straps, oltre al fatto che quando lo inserite, questa sempre verso l'alto, vi deve passare tra indice e pollice, mi raccomando. Quindi non quando la inserite e va verso il basso, già non ci siete. Ok, sempre verso l'alto, detto per molti sarà scontato, ma verso l'alto. Quando impugnate sempre dalla parte opposta rispetto al palmo, quindi se fate tipo presa pruna, passate sotto, presa supina, passate sopra, ok? Presa neutra, comunque sia, dalla parte opposta del palmo. 1, 2, stringete bene, date con una mano che potete aiutare. Nell'altra dovete soltanto prenderci un pelo mano, quindi inserite, girate. Ormai ho una certa tecnica e una certa esperienza. Tac, tac, fatto. Girate e andate. Vai. Qua almeno potete far poca presa. Bisogna che ripeto anche in tutti i video che mi lascio un po' andare così, perché sono in palestra da me e lo sanno tutti. Scaricare gli attrezzi, mi raccomando, fondamentale, anche se la palestra è la mia, perché sennò do il cattivo esempio. Ragazzi, terzo esercizio. Oh bello, ho doppio. Devo fare tutto ai cavi adesso, ne ho 3 filate ai cavi, quindi perderemo un po' di tempo lì. Prima di tutto rematore con le corde seduto su panchetta. 4 serie, 10, 8, 6, 10. Andiamo. Ragazzi, comunque giusto, marchettata. Io e Fra, perché collaboriamo anche con l'Insane Stone. Se volete alcuni loro prodotti, cioè attrezzature, la palestra o comunque sia fascette, straps, versa, grip, trovate tutto su Insane Stone. E volendo con Tigrobon 10 come codice sconto. Sì, abbiamo fuso entrambi i cognomi. Niente, se vi fa piacere ragazzi, sempre. Questo li togliamo. Ah!
Allora, non è male, però potevo. Il rom non è completo. Abbasso leggermente. Ho due rep in meno, ma abbasso perché faccio più rom. Era un po' chiuso qua anche, fra vuole che apro e strizzo bene, avvicino bene le scapole. Quindi aumento un po' il rom. Seconda serie, 8 colpi. Cerco di aumentare il rom. Beh, meglio, leggermente meglio, va bene. Per tanti magari è scontato, però quando cercate di tirare non troppo, non impugnate soltanto, è così, eventuale bilanciere, corda, potete tranquillamente lasciare di pollice e tirata tipo, vabbè, dei dorsale, dal gomito principalmente, invece che pensare di tirare di braccio. Dovete escludere il più possibile la tirata dal braccio, però con gli anni, col tempo, aumenterà anche il controllo muscolare. Più muscoli avete, poi più li controllerete. E io devo fare un'altra serie. Altro consiglio, questo vi vale un po' per tutto. Quando fate un esercizio, controllate tutte le varie fasi, anche qua. Se fate un esercizio di questo genere, io vi direi non, capito, non effetto molla, cioè controllate tutto, quindi anche tac, tac, contraete anche un attimo al picco volendo, tac, e non, perché qua così perdete tensione, se accelerate, questo vale per tanti esercizi, perché alcune volte appunto se carica più peso, si compromette troppo la tecnica, c'è meno focus sul distretto interessato, a volte basta meno peso, controllate la tecnica, più efficace, agite meglio su ciò che state allenando. Mi raccomando, dovete sì capire qual è il massimo peso che potete utilizzare, cercando di non compromettere troppo la tecnica e rientrando nel giusto range di ripetizioni. Adesso siamo sempre qua, pull e corde sul bacino, 3 serie 12-10-8. Sicuramente qualcuno mi dirà, come mi è successo in altri video, ma il volume non è troppo alto per le calorie alle quali sei al momento? Dipende, è come la prima risposta a qualsiasi domanda, è dipende, dipende. Volume sì, abbastanza alto, ma ragazzi bisogna allenarsi, non abbiate paura, cioè è diventata veramente la paura di allenarsi, di caricare, di far troppi pesi. Ci sono dei parametri giusti, sì, comunque sì, mi alleno da una vita, faccio le cose bene da tanto tempo, tanti anni, bisogna sempre contestualizzare il tutto. A volte perché si dice poi più uno ha esperienza, meno esercizi servono effettivamente per renderli efficaci, cioè puoi rendere efficace molti più esercizi, quindi meno volume. Ed è tutto un dipende, è un dipende. In ogni caso bisogna allenarsi pesante, forte, tanto. Poi bisogna vedere appunto come risponde un atleta, come risponde, è soggettivo dopo. Io allenandomi, generalmente negli anni ho visto che allenandomi meno o a volume più basso, vabbè che dipende anche come fate tutto, dieta, allenamento, riposo, un sacco di cose. Però negli anni ho visto che servivano allenamenti fitti, cioè mi serve un volume piuttosto alto. Dopo scusate, spero di spiegarmi abbastanza bene perché ho fame e arranco un po', quindi spero che si capisca. Allora, 12-10-8. Va bene, va bene, va bene. Mamma mia. Abbiamo mezzi stacchi con corda al cavo basso. 4 serie, 12, 10, 8, 6. Ho 3 esercizi qua. Allora. Quando mi tiro su mi devo tirare sul piano. Allora, leg curl seduto, che qua da me non ce l'ho nella palestra con Fra. Quindi faremo leg curl seduto, faccio quello in piedi, leg curl in piedi 3x12, 3 secondi di isometria ogni 3 ripetizioni. E leg curl sdraiato invece, solo 3 serie, 12, 10, 8. 3x12, 3 secondi di isometria ogni 3 ripetizioni. 2, mamma mia quanto pesa questa, 3. Madonna, 7 kg. Sto crepando. 3. Oh.
Posso provare a mettere 10 kg, to, Magic 7. Arrivato. Bene, bene, va bene. Raga, faccio un po' di casino, lo so. Mamma mia. Leg curl, 3 serie, 12, 10, 8. Qua sulla leg curl è l'unica cosa, cercate, quando la fate, di non... Guardate. Dovreste strizzare il gluteo per far rimanere il busto appoggiato. Nel senso, non dovete tirar su, ma strizzate, tenete ben aderente e andate. Una. Due. Diventa pesantissimo. Sono morto. Scalo. Poi i femorali finiti. Sono finito. Molto più pesante se tenete busto appoggiatissimo. Un busto schiacciato. Aiuto. Qualcuno qualche volta, quando indico la carla, mi dice: oh sì, che bella. Non è che ci sono proprio esercizi belli se fatti nel modo giusto. Ragazzi, uno dei gruppi muscolari che preferisco ad allenare dopo il petto sono i bicipiti, quindi proprio petto e bicipiti è il classico, i classici gruppi muscolari che preferisco. Quindi partiamo, carla alternato manubri, un braccio alla volta, 3 serie, 10, 8, 6 colpi. Proviamo questi. 2, 3. Cerco di non muovere troppo la spalla, ma... Le forze iniziano un po' ad abbandonarmi, eh. Sento proprio che vorrei spingere ancora, ma non ci va. Quando siete verso la fine e siete stanchi, spingete comunque, perché non è che dovete rendere comunque efficaci le serie che fate. Quindi a prescindere, qua, madosca, mi sento gli occhi un po' chiusi, sono stanchissimo. Concentrati sempre. Non li tengo neanche più. Ragazzi, panca scotta è uno dei miei esercizi preferiti. Stupendo. 3 serie, 12, 10, 8. 28 kg totali, non sono tanti, ma ce la faccio più. Qua è importante tenere ferme le spalle. Finite, finite, ho le braccia finite. Ragazzi, ultimo esercizio. Carla al cavo basso, 3 serie per 12 ripetizioni e 3 secondi di isometria ogni 3 rep. Tutte le serie, come sempre. Staccate sempre i pesi a schiena dritta, mi raccomando. Andiamo. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Vai, vai, non invece, ce la faccio. È finita anche oggi. È fatta. Sto morendo di fame, di sete, di tutto. Ragazzi, l'allenamento finisce qua. Adesso facciamo 2 pose e poi post workout. Ragazzi, adesso andiamo con un post workout. Davvero, considerate che ancora ci sono 5-6 kg da perdere almeno. Quindi procede tutto piuttosto bene. Al momento peso 76. Per chi non lo sapesse, sono 1,72 m per 76 kg. Dovrò fare classic fino a 1,73 m, che lì non va a peso, mentre bodybuilding HP-3. Quindi dovrò rientrare sui 69-70 kg. Post workout, perché non ci capisco più niente. Cardio l'ho fatto stamattina, a volte lo faccio a parte, l'ho fatto stamattina nell'altra palestra, quindi lo salto. Andiamo. Ragazzi, finalmente post workout.
piuttosto scarso, però. Solito, farina di riso, proteine in polvere al cioccolato bianco. Ho aggiunto acqua, perché sì, non ho aggiunto altro, non ho aggiunto altre calorie, anche se mettete il latte che è più buono e ha poche calorie in base al latte che prendete, cioè sono latte che hanno pochissime calorie. Niente, avevo l'acqua. Ricordo che se vi fa piacere potete utilizzare Massi28 come codice sconto sia su Prozis che su FGM. È vero, oggi ho anche la canotta perché è FGM. E in quanto a Prozis, sto registrando proprio, oggi è il mio compleanno, il 28 marzo, mi hanno anticipato proprio tra ieri, praticamente ieri, che ad aprile ci saranno degli sconti un po' più grossi sostanzialmente sul sito, e quindi potrete date un'occhiata perché potrete approfittare della cosa. Sì, mi hanno solo anticipato che ci saranno degli sconti in più, tipo come avevano fatto a novembre al Black Friday. Non so se qualcuno aveva acquistato quel periodo, quindi datevi un'occhiata più che altro perché c'è qualche... cioè conviene leggermente in più, ecco, potete accumulare più codici sconto, il mio e quello fornito dal sito. Applicate prima uno poi l'altro naturalmente, perché a volte me lo chiedono, non vanno applicati insieme. E quindi prima ad esempio quello fornito dal sito, poi il mio. Se volete infatti essere più aggiornati potete anche seguirmi su Instagram, che sulle storie ogni tanto metto sia gli omaggi che fornisce il mio codice, quali altri codici potrete usare nel sito appunto su Prozis. Quindi grazie ragazzi, tutto questo sempre se vi fa piacere seguirmi e supportarmi. Intanto io continuo ad allenarmi come un disperato, a morire di fame mattina, sera e notte per portare la mia miglior condizione per questa gara. Ragazzi, do tutto. Vi ho detto, ho scoperto quest'altra gara, ho dovuto anticipare perché ho scoperto appunto di un'altra qualifica di questo 19 maggio che sono costretto a fare per poter accedere a Rimini. Quindi niente, soltanto ho anticipato di un paio di settimane, ma faccio tutto, riesco a fare tutto e ci arrivo bene. Garantito, è una promessa. Adesso fatemi mangiare perché sto per crepare. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E intanto io, niente, per il mio compleanno passerò le prossime 8 ore qua al lavoro in palestra. Grazie, grazie a tutti. E stasera forse dall'osteopata a farmi sderenare del tutto. Ciao ragazzi, grazie. Parte le cazzate, grazie ragazzi.